Ciao, insomma, quelli della Scienza Quarta mi hanno chiamato per dire quello che ne penso di sto Creio, insomma, no? Io ho scritto due righe, mo ve le ecco. Allora, tanto per cominciare, vi dico subito che quando mi hanno invitato a sta cosa scientifica, io ho detto, a me la scienza mi fa schifo, ma così è, papale papale. Mi fa schifo da quando in quinta elementare la maestranna ha provato a spiegarci le onde. Dice, domani famo le onde. E io mi ero fomentato. Ero andato a scuola col costumino, avevo portato pure il cappuccetto, l'occhialetto sghicio, non si sa mai quante erano grosse queste onde, no? E invece, questa entra in classe e te comincia a mettere tutti i simboli brutti, strani, sulla lavagna. E io sboto, faccio, ah, ma beh, le onde? Dice, sono queste. E io sono uscito dalla classe. E da allora ho chiuso con la scienza, mi era presa male. Tipo Manchester Roma 7-1. Col cavolo che ci torno in Champions e col cavolo che ci venga sto Crayon. Ma guarda che ci sta pure da magnà, ci stanno i supplì. E allora sono venuto a sto Creton, come si chiama? Oh, ci stava tutto, tranne le equazioni e i simboletti strani. Ci stavano i bolli, i Lego, gli ologrammi, l'olochilogrammi, quei grossi, no? L'attore, i professoroni. A una certa io non ho retto più a sta ragazzetta che stava a spiegare l'ologrammi, ho fatto, ma scusa, ma questa, che è scienza? A vo' mi fa, che per quelli che non so di Roma vuol dire proprio che sì, ecco. Se le equazioni che stiamo a far risolvere al computer, ah, quindi in pratica il computer questa roba al lavoro pure a voi. E sta ragazzetta, sta scienziata, mi risponde semplice semplice che pareva che gli aveva fatto un assist di per capitano. Dice no, anzi, così ci avremo più tempo per fare il lavoro nostro. Avecce le idee buone. Oh, ma mutolito. Io non ci avevo mai pensato a sta cosa. Cioè, forse manco nessuno mi aveva mai detto a sta cosa. Cioè, che la scienza vuol dire farsi venire le idee buone. E ci sono rimasto così, come un fagiolo. Che sta ragazza si credeva, non so, che stava a pensare a traffico dati, burtinaio, 8:30, non lo so. Poi gli fo, e le equazioni? Le equazioni servono a farti venire le idee buone. E le idee buone servono a risolvere le equazioni. No, vabbè, ma che è così facile? Dico, ma che è davvero? Qua la ragazza mi ha fatto capire tutta sta storia. Da creatività. E sto Crayon qua. E io devo dire, insomma, io mi sono gasato. Infatti, mo che ho capito che la scienza è pure creatività, a me mi sono venute un paio di idee buone. Ve le dico. Allora, prima alcuni acquisti buoni va a Roma, che non si sa mai. Poi c'ho pure un'idea per truccare una navicella spaziale e farla piotta più de corsa, più. Insomma, se qualcuno vi piace, mo dite. Può essere che mi metta a fare lo scienziato pure io. Mi sono gasato.